intanto un ringraziamento telegrafico perché mio padre aveva una grande idiosincrasia per le lungaggini formali. A Franco, a Gianfranco per l'invito che mi avete fatto, graditissimo, per Antonio per le parole dette. I pochi di voi che mi conoscono privatamente e personalmente sanno che io non ho fatto carriera politica, quindi le uniche parole che posso dire per ricordare mio padre sono sul privato. Però anche qui ci sono problemi. Diciamo, l'illuminazione che ho avuto sul rapporto di mio padre con me sul privato l'ho avuto al termine della lettura La strada percorsa. Dunque, nella strada, questa osservazione che faccio l'ho già fatta a mio padre, presente l'altra interessata, che peraltro in quell'occasione ha sgridato molto mio padre. Nella strada percorsa è più citata Flavia D'Angeli di me. Questo è vero che è un'autobiografia politica, però sconfinamenti del privato qualcuno ce n'è. Diciamo, io sono presente perché a un certo punto nel 59 sono arrivato in quella casa, si è aggiunta questa. E poi perché nell'84 avevo partecipato ai funerali di Enrico Berlinguer, non solo alla manifestazione pubblica ma anche a quella privata, perché per parte di madre siamo parenti abbastanza vicini. Fine della mia. Quindi questo lo dico non per dire né che mio padre non mi voleva bene, ovviamente, né che mi sia sentito abbandonato, sarebbe una bugia colossale, ma per dire il tipo di rapporto che aveva con me, che comunque era filtrato e mediato dalla sua attività politica, come del resto anche Antonio ha ricordato. Quindi che cosa, diciamo, di questo rapporto, cosa filtrato e mediato attraverso la sua visione politica della vita, cosa mi è arrivato, cosa mi ha trasmesso e cosa è rimasto in me. Beh, innanzitutto, questo non pensavo di dirlo, però colgo l'occasione, non eravamo d'accordo con Antonio, il fastidio per i ritardi. Non mi riferisco naturalmente a questa situazione, ma per esempio a quello che succede in CGIL, dove le riunioni iniziano mezz'ora, tre quarti d'ora di ritardo, e io lamento sempre, che non vorrei che sia una metafora del fatto che arriviamo sempre in ritardo agli appuntamenti importanti. Quindi, però vabbè, lo dico solo così per divertirmi, ovviamente non ha nessunissimo effetto su quello che poi succede in CGIL. Comunque le altre due cose, diciamo, un ricordo vago che avevo da bambino, naturalmente privo di qualunque consapevolezza di quello che significava, quando c'erano le riunioni, allora era ancora Quarta Internazionale, moltissime persone venivano il sabato e la domenica a casa nostra, che era un luogo quasi un ostello, un luogo d'accampamento. Questa confusione che c'era, qualcuno, insomma, Franco è uno di quelli che partecipava, che veniva ospite spesso a casa nostra, no? E mi dava un'idea di grande ricchezza, ecco, di grande vivacità, di grande ricchezza, che, ripeto, a livello istintivo, non di consapevolezza, però mi accorgevo chiaramente che rispetto ai miei coetanei, che avevano 7, 8, 9, 10 anni, stavo vivendo una vita completamente diversa. Cosa significasse a quel tempo non lo sapevo, però per me era una cosa importante. Così come casa nostra è stata punto di passaggio di tantissimi o rifugiati o perseguitati da ogni parte del mondo, semplicemente esponenti politici. Ecco, e anche questo per me significava una grande apertura sul mondo che sentivo perfettamente i miei coetanei non avevano. Quindi è tutto questo grazie alla sua attività politica, per me è stata una cosa importante. Cito una sola, Hilda Gadea, insomma, che penso molti di voi sappiano chi siano. E quindi questo un po', ma non voglio farla troppo lunga, la cosa veramente era la prima compagna di Guevara, visto che ho sentito qualche... Ecco, adesso, a distanza, insomma, lui non c'è più, ho rivissuto in questi 10 anni quello che è significato per me e mio padre, cosa mi è rimasto? Ecco, io penso che mi sia rimasto essenzialmente un messaggio, che fra l'altro ha ricordato anche Antonio, una dedizione totale, gratuita, un impegno, un'idea dei valori che si perseguono. E anche costi, senza badare minimamente a quelli che possono essere dei costi personali.
dei corsi personali. Ecco, Antonio ha spiegato molto bene i termini in cui ciò avveniva, questo fatto l'aveva ricordato anche alla commemorazione funebre Lidia Cirillo, che aveva fatto uno dei ricordi, aveva parlato proprio di questo totale impegno gratuito e totale dedizione. Ecco, tutto questo mi ha colpito, mi è rimasto, ovviamente non posso decidere io se sono in grado di ripercorrere questa strada, però devo dire che è stato forse, per me che non ho seguito la sua attività politica, l'eredità più importante, questo perseguire un impegno, un valore, senza che costi personali oppure difficoltà possano rappresentare un ostacolo. Se quella è la cosa giusta da fare, basta, la devo fare, devo ottenere quel risultato. Se poi sono capace, ci riesco, se non sono capace, ci ho tentato. Una cosa sul privato, ecco, non voglio togliere tempo al dibattito, sono quasi le 10:30, però una cosa sul privato, puramente privata, che mi ha lasciato, c'è, diciamo. E la passione per il calcio giocato. E diciamo, forse sul privato è stata la cosa più importante che mi ha trasmesso. No, questo gli ho dato un grosso dolore perché sono romanista. Allora, ricordo che appena sia io sia mio fratello siamo riusciti a stare in piedi da soli con un minimo di coordinazione motoria alle gambe, avevamo già il pallone fra i piedi. Quando abbiamo dovuto cambiare casa, io avevo 9 anni, eravamo in una casa molto stretta, molto piccola, dove giocavamo, tiravamo calci in un corridoio di 3 metri, il criterio fondamentale per la ricerca della casa è stato un giardino dove giocare a calcio. D'estate, quando lui organizzava partite di calcio, questo lo ricorda nella strada percorsa a cui partecipavano anche Enrico Berlinguer, Paolo Silo Slabini, lui faceva di tutto con argomenti molto speciosi, devo dire, siccome io e mio fratello eravamo considerati discreti calciatori, che faceva in modo che giocassimo con lui per avere la squadra più forte, però insomma... E poi, vabbè, io ho scelto, lui è andato in Francia, ha continuato le sue partite, io ho avuto il mio gruppo con cui giocavo settimanalmente e quando è tornato in Italia, devo dire, spesso ci capitava, lui aveva già 70 anni e oltre, che all'ultimo momento ci mancasse qualcuno, telefonavamo a lui, guarda, a mezz'ora prima dell'inizio, abitavamo vicinissimo, guarda, abbiamo avuto un problema, ci serve assolutamente uno, ti va di giocare? Lui felicissimo, andavamo sotto casa sua, era già pronto e veniva a giocare. Ecco, diciamo, questo a me è rimasto. Ancora io gioco e io penso che lui sarebbe contento di sapere questo, che ancora settimanalmente gioco le mie partite. E direi adesso avrebbe 91 anni, se lo chiamassimo all'ultimo momento per venire a giocare, penso che sarebbe una cosa molto gradita da parte nostra, dei figli. Grazie.